Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Settembre 9000 è tornato e scusate le dita. Allora, so bene che avrei dovuto fare il video di ieri, cioè avrei dovuto fare la puntata di quelli che i Pokémon, ma purtroppo ho avuto molti contrattempi e perciò ho voluto recuperarla oggi. Ma la puntata di oggi, diciamo, è un po' particolare, nel senso che questo abbinamento a caso verrà fatto sul momento, ovvero io adesso sto scegliendo la lotta, quindi siamo io oggi, mercoledì, quanti ne abbiamo? Maggio. Io sto facendo la lotta per la puntata della rubrica Quelli che è i Pokémon. Adesso i Pokémon. Ah sì, in singolo. Squadra, ovviamente, squadra. Allora. Vabbè, il mio team lo possiamo vedere, il solito in singolo, Sceptile, Talonflame, Swampert, Noivern, Medicham e Umbreon. Mettiamo la musica 4, a 4. Dunque, prima, cioè, intanto che trova l'avversario, volevo dirvi che allora, voi, c'è sempre il. Oh, Giappone, Niigata. Comunque, rapidamente, c'è sempre il mio contest aperto, nel senso se, che potete sfidarmi per vincere un Pokémon Ekke Uber. No, beh, non è tanto Uber questo. Potete sfidarmi se vincete Wirfs o un Pokémon a vostra scelta, quel contest è sempre aperto, eh. Adesso facciamo una lotta che devo scegliere con parsimonia e poi vedremo a fine video. Allora. Bisogna scegliere tre Pokémon. Allora, guardando così la disposizione, probabilmente lo sceglie o questi tre o questi tre. Dunque, io ho dei Pokémon un po' così cosa. Allora, contro tutti e tre gli uccelli leggendari, Swampert fa la sua porca figura. Anche contro Torkoal e contro Golurk. Contro l'Omomola ci stanno tutti. Allora, io direi di iniziare. Proviamo a iniziare con. Allora, mettiamo Medicham, Swampert e facciamo Noivern, perché comunque Noivern, però forse contro Articuno perderei. Però Umbreon un po' così, Sceptile è la stessa cosa. Ah no, al posto di Noivern mettiamo Talonflame, più che altro perché mi serve uno. C'è la sua punta. Mi serve uno, insomma, che fa provocazione, ecco. Oh, bene, la lotta già inizia. Parte la sfida con. Dovrei pulire un po' lo schermo, lo so. E la lotta non inizia. Eccolo lì, parte la sfida con. Oh, il tuo amico Andrew online, ragazzi. Andrew, lo Storm 96 è online. Lo salutiamo in diretta. Ciao, Andri, ciao. Ciao. Allora, oh, inizia con Zapdos. Allora. Dunque, no problema. Io direi che facciamo subito bruciapelo e mega evolviamo. Però c'è un però. La Zapdos mi fa pensare che abbia messo anche Articuno e Moltres, però non si sa mai. Entra in campo Mega Medicham e vai. Sempre in equilibrio su un piede solo. Vediamo quanto gli fa sto bruciapelo. Loro la Peppa e la Peppina. Allora, sinceramente io volevo ritirare e mettere Swampert per vedere se fa la mossa elettro e poi perché voglio sfruttare un altro bruciapelo di Medicham. Quindi io switch e metto Swampert sicuramente. So bene che Swampert comunque Zapdos non si può colpirlo con terremoto, è ovvio, però voglio proprio. Fulmine, eccolo lì! Mamma mia, il genio! Scusate l'esultanza, ma ragazzi, sono un genio. Vediamo che altre mosse ha, magari un intro forza erba me lo mette in quel posto, ma. Eh? 418 lotte in Link, avranno spento tutti come hanno visto Articuno, Zapdos e Moltres. Vediamo le uova che ha schiuso lui. Io 790, lui Trespolo. Che ragazzi, aspetta, Trespolo perde il tipo volante? Sai che io non ho mai capito la mossa Trespolo. Quindi in teoria adesso potrei colpirlo? O no? Com'è la storia qua? Allora, voglio provare una cosa, ragazzi, non è una fail, nel senso se lui fa ancora Trespolo, in teoria con terremoto posso colpirlo, dovrebbe essere così, quindi ci voglio provare, non lo sto facendo per non. Ok, ha fatto Trespolo, vediamo se funziona, perché se funziona terremoto. Mamma mia! Mamma mia! Cosa non ho fatto? Mamma mia! La mossa incredibile! Molto bene, adesso entrerà in campo Moltres oppure Articuno. Vediamo. Articuno.
Tutto ciò mi porta a pensare che il prossimo Pokémon sia Moltres. Oh, scusate, ogni tanto mi parte il DS e mi va a Roma. Beh, Swampert, non facciamoci intimorire. Liofilizzazione, ah, quella mossa strana. Accidenti, e infatti, mannaggia, non me l'aspettavo. No, perché ragazzi, siccome io Articuno ancora in Y non l'ho ancora, cioè, non l'ho ancora preso, ma non perché non ci abbia voglia, più che altro perché non riesco a incrociarlo. Cioè, quando capita, non so, brido o cerco un Pokémon così nell'erba, lo trovo, ebbene. Forse ancora due o tre incontri e va alla grotta lì all'antro talassico. Però non sapevo potesse avere liofilizzazione sta generazione, mannaggia. Potevo documentarmi, è vero. A sto punto sparerei un fuoco carica, però. No, beh, sparo. Ma raga, adesso no. Perché se faccio fuoco carica. Lo distruggo, però se magari mette Moltres o comunque casomai avesse Torkoal o Alomomola o Golurk, qualsiasi Pokémon che gli è rimasto può parare fuoco carica. Comunque, io faccio fuoco carica. E beh, 418 lotte online buttate nel cesso, ragazzi. Le faceva contro se stesso, sto qua, no, per dire, cioè. Mamma mia, il contraccolpo potente. Vabbè, l'ultimo Pokémon sarà Moltres a sto punto, cioè, fatto 30 fai 31, no? E infatti, l'ultimo Pokémon è Torkoal. Madonna, ragazzi. Guarda, lasciamo stare, va. Voglio fare lo sborone, gli faccio provocazione, così. Magari gli blocco una mossa, c'ha cioè, tipo l'erba chiara, boh. No, pietra taglio. No, allora ragazzi, mettiamo subito le cose in chiaro. Mettiamo le cose in chiaro. È vero, ho evitato pietra taglio, sia perché non ha precisione 100 pietra taglio, sia per questioni di Axe e culo. Ma per dirvi, ok, sì, Talonflame sarebbe andato KO, ma poi avevo Swampert con cascata, cioè vincevo cascata e terremoto. Quindi ragazzi, Axe o non Axe, questo ormai la lotta l'ha buttata nel cesso da quando ha iniziato a giocare contro di me. Quindi baldealiamolo. Devo dire che non gli ho fatto granché, mi aspettavo di più. Comunque adesso vediamo pietra taglio quanto mi leva. Vabbè, mi ammazza, eh. Ok, mi ha ammazzato. Magari se, boh, volevo provarla senza fare il contraccolpo di Baldiani, ma credo vada bene anche così. C'è solo un interrogativo ora. Torkoal dovrebbe essere non fuoco terra, non fuoco roccia, dovrebbe essere fuoco puro? No? Sì? Beh, fuoco qualcosa, quindi credo che. Ah, ma Swampert è KO. Affanculo ragazzi, allora rettifico tutto. Allora sì che ho avuto culo a evitare pietra taglio. Siamo uno contro uno. Io ero convintissimo di avere ancora Swampert. No, ok, allora, senza paura, bruciapelo. E allora gelo pugno non glielo faccio. Sto a pensare se tuono pugno lo colpisce, o se no io tenterei calci in volo, ovviamente. Ah, ma io tolgo con avanzi. Vuoi vedere? Eccolo lì. Eccolo lì. Allora, no, magari fa vampata. Non so se fare subito calci in volo o provare prima tuono pugno perché se ha vampato Torkoal. No. Siccome non ho mai visto un Torkoal nei battling. Non so le statistiche. Accidenti, ragazzi. Potrei perderla. Hai visto fare lo sborone? Potevo vincere, sono una testa di minchia. Allora, no. Sì, boh, vabbè. Che facciamo, raga? Proviamo calci in volo, vai, rischiamo. Io non guardo. Il rumore mi fa pensare che io l'abbia colpito. E vai a cagare però. Ma cos'è? No, 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 no. Bravo, bravo Medicham. Bravo, adesso devo. Brava Medicham. Adesso gli diamo il colpo di grazia. Vai con sto tuono pugno. Signori, questa lotta credo sia finita, dovrebbe essere al termine. Tuono pugno, ok? Normalmente efficace, ok signori, la lotta è finita. Devo dire che sto qua, allora, vabbè, sì, ho voluto fare un po' il figo perché ero convinto ero convinto di vincere. Infatti ho vinto, quindi signori. Vabbè, a sto punto direi che non sto neanche a salvare. No, per sicurezza la salvo come videolotta perché ogni tanto sta telecamera impazzisce e magari non mi registra più, cioè non me lo segna, me lo cancella e vado nei casini poi, se no, allora io me la salvo così. Casomai non riesco a caricarlo che non ci sia nella telecamera, state tranquilli che comunque lo farò uscire entro oggi. Allora, ragazzi,
Anche per oggi ho finito. Se vi è piaciuto questo video, ditelo con un mi piace, un commento positivo, condividendolo dove volete e mettendo mi piace anche alla pagina di Facebook, che vi metto sempre in descrizione. Vi ripeto che chiunque mi voglia sfidare può scriverlo nei commenti di questo video o comunque dell'ultimo video che ha guardato, ragazzi. Può essere anche la prima puntata di Essere Oggi, che è Mr. Mime. Ma se voi lo scrivete, io lo vedo, cioè, quindi. Il primo che mi scrive nei commenti che vuole lottare deve scrivere lotta, due punti, e vabbè, chiedermi la lotta, mi mette il codice amico, mi dice il quando, il dove, il perché. Io accetto solo la prima richiesta, ma tutte le altre richieste, cioè se non è che voi vedete il commento, non mi chiedete più la lotta, potete scrivere dopo quel commento Evs, due punti, e un Pokémon che volete voi, può essere Magikarp come può essere Arceus, nei limiti del possibile. E io tra tutti quelli che mi chiederete, diciamo, ne sceglierò uno che diventerà una puntata della rubrica Essere Oggi. Però non lo farò questo venerdì perché per questo venerdì ce l'ho già pronto il Pokémon da portare, scusatemi. Quindi, ripetiamo tutto, se vi è piaciuto il video ditelo con un mi piace, un commento positivo, condividendolo dove volete, mettete mi piace alla pagina di Facebook, che vi metto in descrizione come in ogni video. Se non siete ancora iscritti al mio canale, ma vi piace come faccio i video, perché a voi piace, vero? Iscrivetevi sul canale YouTube Settennio 9000. Da Settennio 9000 è tutto, ciao ragazzi!